Uno spettacolo tutto da vedere, ricco di tante curiosità, di un vero e proprio percorso da due persone, due attori, li abbiamo qui oggi in studio con noi, Francesco De Rienzo e Sonia Aquino, benvenuti da noi. Grazie per l'invito. Ma ci mancherebbe, un piacere. E un saluto a tutti gli telespettatori. Beh, vi vedremo su un palcoscenico, quello dell'Eliseo, importante dopo il premio Scola, con questa opera magnifica, Piccoli crimini coniugali, il 9 e 10 l'appuntamento, vero Francesco? Ebbene sì, bene sì. Diciamo che per noi è una grande soddisfazione esordire e mettere in scena per la prima volta quest'opera ad Avellino e in questo posto che è tanto caro agli avellinesi. Veramente siamo emozionati per questa data, ecco. Poi Smith penso sia uno degli autori più grandi che possano raccontare l'amore moderno, ecco. E in più, dopo il Covid, penso che quest'opera possa far riflettere tantissime coppie che verranno a vederla. Sonia, sul palcoscenico dell'Eliseo ci sarete soltanto voi due, quindi i riflettori saranno puntati su di voi. Avete, ecco, realizzato quest'opera con un ritmo intenso, deciso. Un ritmo serratissimo. È vero? Dobbiamo essere ad un incastro perfetto, perché altrimenti non funziona. Non deve mai calare la concentrazione, l'attenzione del pubblico, e quindi questo dipende ovviamente da noi, quindi stiamo provando in maniera serrata. Siamo molto emozionati sicuramente, ma anche molto felici di debuttare con questo spettacolo ad Avellino, perché questa è la prima data e poi dopo andremo in tournée, quindi in giro inizialmente per il sud e poi andremo in giro per l'Italia nel corso di quest'anno. Prima di descrivere un po' l'opera, come vi siete incontrati? Perché avete deciso di mettervi insieme e partire proprio da Avellino con questa opera teatrale? Beh, questo è un testo che mi aveva proposto Francesco qualche anno fa e poi per vicissitudini varie non l'abbiamo portato avanti. Quest'estate ci siamo sentiti al telefono e ci siamo detti all'unisono: ma perché non facciamo Piccoli crimini coniugali? Quindi è stata una cosa che abbiamo deciso insieme, il testo l'ha scelto lui e appena l'ho letto ti devo dire che mi è piaciuto. Ma perché? Io dico, perché ho fatto quella telefonata? Perché? Ma perché? Perché hai scelto proprio lei? È passato questo guaio? No, diciamo che è una cosa che già avevamo iniziato, come ha detto Sonia, qualche anno fa, poi avevamo lasciato perché insomma, e alla fine ci siamo rincontrati un momento e abbiamo deciso di fare questa follia. Per di più l'abbiamo riadattato insieme, sì, perché insomma l'opera è ambientata a Parigi, i personaggi sono francesi e sono un po' distanti da quelli che eravamo noi, quindi gli abbiamo fatto un abito su misura, più campano, esatto, ambientandolo nella mia città che è Napoli, naturalmente, però abbiamo tenuto, ecco, d'irpino il 90% del cast, perché è vero che siamo solamente io e Sonia in scena, però ci sono dei quadri di autore, quindi c'è anche l'arte attraverso i quadri appunto del di maestro Stefano Bonavita. Esatto, Bonavita. E poi ci sono le musiche del maestro Massimo Bonavita del, esatto, Cimarosa. Completano il cast Peppe Sabatino, esatto, che è il direttore tecnico, esatto, light design, e Josué Improda. Esatto, e esatto, poi c'è la regia di Nando Sessa che è salernitano, quindi abbiamo un po' unito tutta la Campania, ecco. La Campania qui all'Eliseo. Esatto. Assolutamente, ci tenevamo a mettere su una squadra che in qualche modo rappresentasse in pieno quello che è questo progetto, e devo dire che siamo molto fieri della squadra che abbiamo messo su. Il produttore è anche campano, Vincenzo Iannone, quindi devo dire che siamo, ecco, forti. Possiamo dire che è un omaggio alla Campania e in modo particolare alla città di Avellino, perché il debutto avviene poi qui. Possiamo... Sì, sì, noi ci tenevamo a farlo ad Avellino, uno perché io sono avellinese adottivo, nel senso, certo, che comunque abito ormai ad Avellino da 7 anni e devo comunque tanto a questa città. E Sonia invece, insomma, irpina doc. E in più da napoletano che comunque vive una città che è piena di teatro, che è piena di vita anche quotidiana. A Napoli il teatro è per strada, nelle case, e ho trovato interessante cercare di portare ad Avellino questo stimolo,
Cioè, è vero che insomma, il teatro soffre ad Avellino, no? È palese, insomma, agli occhi di tutti. Però bisogna avere il coraggio di mettersi in gioco e cercare di fare un teatro che non sia la classica commedia o il cabaret, ma che sia qualcosa di ecco, più intenso drammaturgicamente, ma anche a livello recitativo. La nostra è una commedia noir, già molti mi chiedono ma noir, ma che significa noir? Cioè, perché? Perché oltre ad essere una commedia c'è comunque un valore emotivo ed emozionale molto forte. Si parla di un rapporto d'amore tra due persone che stanno insieme da 15 anni e Smith spiega in maniera impeccabile, e io l'ho reso un po' decrescenziano perché l'amore per Luciano è immenso, e quindi il mio personaggio, ecco, decrescenziano, io lo voglio definire, spiega in maniera minuziosa come ogni giorno all'interno di una coppia si commettono dei piccoli crimini coniugali che ammazzano l'amore per cui la coppia è nata. E piccoli crimini coniugali che si sono visti anche aumentare durante la pandemia, dove la convivenza in alcune famiglie è stata di 24 ore e non si era abituati, no? Il piccolo crimine coniugale più incisivo quale potrebbe essere nell'opera di... La menzogna, sicuramente, la bugia, si parte da questo piccolo crimine che poi porta a tanti altri. Ed è un testo pieno di suspense, dove ci sono tanti colpi di scena, dove niente è quello che appare. Si parte da lui, dal marito, che non ricorda assolutamente nulla. Perde la memoria. Sì, lui ha perso la memoria. E quindi sua moglie, in qualche modo, piano piano, nel corso di un pomeriggio e di una sera, gli ricostruirà tutta, insomma, il suo ricordo di questa vita coniugale. A di suo modo, anni. Però, secondo quello modo che desidera. Suo. Probabilmente sì o probabilmente no. Ma è un testo dove veramente succedono delle cose incredibili, pur avendo soltanto due attori in scena, senza mai cambiare stanza. Accade tutto in una stanza con due attori e quindi, insomma, è una bella prova d'attore ed è una prova anche per il pubblico che deve stare molto attento per capire ciò che sta per succedere. Quindi suspense, ma anche dei consigli, no? Lo spettatore che verrà in sala potrà anche carpire qualcosa? Consigli no, perché penso che comunque Smith non aveva quel tipo di approccio verso il testo. Riflessione più di che riflessione. Altro. Un testo che fa riflettere, è un testo che dove ognuno può rivedersi in Gaetano o in Patrizia, che sono i personaggi, e dove anche, per dire, una donna può rivedersi in Gaetano, un uomo in Patrizia. Cioè, i due personaggi hanno dei sessi, sono ben definiti, però possono... ma possono essere, ecco, interscambiabili, perché appunto impersonano quello che è un rapporto, dove non c'è la sessualità espressa, ma semplicemente il carattere del personaggio. E io penso che sia anche importante, visto che da poco c'è stata la giornata internazionale sulla violenza sulle donne, no? Sì. E come Smith comunque evidenzia la violenza e come praticamente la tratta in maniera molto elegante, dove è minuziosa, dove ognuno di noi può comunque ritrovarsi all'interno e capire che, anche se a volte non ce ne rendiamo conto, ma comunque facciamo e svolgiamo degli atti di violenza nei confronti dell'altro. Certo. È vero, sì. E ogni battuta ha un significato profondo. Ogni battuta è assolutamente importante ed è occasione di riflessione sull'amore e sulla vita di coppia, che sembra tanto facile, ma che in realtà assolutamente non lo è. Naturalmente anche comico, non è che, cioè, sì, cioè, sì, nel sì, senso sì, che sì. Ci sono anche parti, diciamo, dove si ride, insomma, ci dove sono, c'è... delle parti in cui si sorride, perché naturalmente, insomma, la coppia è anche quello, è anche sorriso. È anche passione. Come insegna De Filippo, nella tragedia c'è, cioè, la massima espressione della comicità. Assolutamente. Beh. Quanto c'è nei personaggi di voi, di Sonia e di Francesco? O cosa avete portato nel personaggio di voi, del vostro essere?
Beh, io credo che ognuno poi porti in scena la propria esperienza, no? Tutti abbiamo vissuto una storia d'amore importante dove abbiamo amato, abbiamo tradito, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto delle cose buone. In qualche modo porti te stesso sempre in tutto quello che fai, non porti soltanto la tua voce, il tuo corpo e le tue espressioni, porti una parte di te, assolutamente. Tutti i tuoi ricordi emotivi sono necessari e vanno messi nel personaggio per renderlo credibile. Noi in questo testo abbiamo una recitazione che diciamo che è la stessa, perché abbiamo la stessa formazione. Io e Francesco da ragazzi non ci conoscevamo, però abbiamo frequentato la stessa scuola e quindi abbiamo studiato il metodo, che è quello che si studia all'Actor Studio in America, e quindi la nostra è una recitazione assolutamente naturale. La gente che è venuta a vederci ci ha detto: ma voi state recitando o state facendo sul serio? Proprio perché ci teniamo che tutto sia assolutamente reale, ed è come se il pubblico entrasse e guardasse dal buco della serratura una coppia che effettivamente sta vivendo insieme quel pomeriggio e quella sera. Lo stesso per te, Francesco? Assolutamente sì, insomma, io mi ritrovo in tante frasi e in tante affermazioni del mio personaggio Gaetano, ma anche in alcune di quello che è Patrizia. E a noi è piaciuta tantissimo anche l'idea di rendere, attraverso l'aiuto naturalmente di Nando Sessa, il regista, che quando ci ha visti ha voluto poi incominciarci a seguire a livello registico, dare un'impronta cinematografica. Quindi è vero che verranno a teatro, però verranno a teatro all'interno di un luogo che è un cinema, che è l'Eliseo, e quindi potranno assistere ad una sperimentazione, possiamo definirla, ecco, una commedia con un tipo di recitazione cinematografica e anche ambientazione scenografica molto cinematografica, perché diciamo, tutte le scenografie saranno videoproiettate, quindi è anche una cosa bella, insomma, particolare, per dare proprio questa immagine, ecco, e questa valorizzazione del luogo dove ci troviamo, che anticamente è stato un posto comunque importante per la città di Avellino, è al centro, sì, ed è impostato come un cinema, quindi loro è vero che verranno a teatro, ma è come se venissero a vedere un film. Uno spettacolo per le coppie, ma anche per le famiglie, possiamo dirlo, anche per i giovani innamorati? Assolutamente, così non fanno gli errori delle vecchie coppie, in qualche modo impareranno qualcosa. Sì, diciamo che è bello vedere anche poi dopo la reazione del pubblico, dopo lo spettacolo. Diciamo che quest'opera è stata portata da grandissimi del cinema e teatro italiano, come Sergio Castellitto, per cui mi riguarda, è Michele Placido, sì. Quindi, e la reazione dopo è stata del pubblico, dove i giovani, per dire, la coppia gli faceva rabbia, a quelli meno giovani gli faceva, insomma, meditare, agli anziani gli faceva tenerezza, quindi per ogni tipo di età ci saranno tipi di reazioni diverse. Mancano pochi giorni, 9 e 10 dicembre all'Eliseo, al 20 e 30, l'emozione? È tanta, ma è anche la voglia di andare in giorni scena. Che... Allora, il pensiero di questi giorni è: ma chi ce l'ha fatto fare? Sì, infatti. Noi. Ti vuole tanto bene, allora, Francesco. Non ce la possiamo prendere con nessuno, ma anche lui pensa la stessa cosa. Non ce la possiamo prendere con nessuno. No, diciamo che noi veramente ci teniamo tantissimo che le persone possano venire al teatro, perché il teatro è importante, specialmente per una città come Avellino, più che mai. È importante andare a teatro, perché il teatro è cultura e il teatro ecco, è un fiore che va annaffiato. Quindi venite a teatro, veniteci a vedere, ma non fatelo per noi, per me o per Sonia, ma per voi stessi, perché credetemi, il teatro è qualcosa di straordinario, è magico. Che assolutamente arricchisce, una performance live con due attori in carne ed ossa che vivono delle emozioni, e non c'è niente di più bello che vedere qualcuno che sta vivendo delle emozioni, che piange, che vive, che respira, che si innamora in palcoscenico. Ed è bello vedere da
anche la vostra emozione, la vostra passione, non è la prima volta che fate, realizzate un'opera, andate in cinema o sul palcoscenico di un teatro, però è bello che la vostra passione continui sempre ad essere la stessa, no? Perché poi avete bisogno anche di caricarvi, di avere certo, quell'adrenalina, no? Certo. Perché poi chi segue a casa o chi segue in platea o in un cinema grande, poi traspare certo, le vostre cosa provate, se certo, ci state lavorando con passione o lo fate perché è il vostro lavoro, no? Certo. Come tutti gli ambienti. Sono 3 mesi e mezzo che non facciamo altro che praticamente ripetere provare ogni giorno fino alla nausea, insomma. C'è stato qualche aneddoto, non so, durante le prove è successo qualcosa di carino, di curioso? Noi ci divertiamo fondamentalmente comunque molto spesso per fare memoria a trasformare il testo, no? Ah. Nel senso che a renderlo un po' più, come dire, ridicolo, oppure ecco, anche per sorridere, sdrammatizzare sugli errori oppure su determinate cose. Poi alcune battute o altro le abbiamo aggiunto di nostro, perché magari la lingua napoletana, perché naturalmente sarà in italiano il testo prevalentemente, ma l'accento e alcuni modi di dire classici partenopei colorano, insomma, certo, il quadro, lo rendono, ecco, più vero, e saranno veramente divertenti, ecco. Lascia a voi la chiusura di questo spazio. Allora, dove vediamo? Dove dobbiamo venire? Allora, dovete venire. No? Ecco, dovete. È categorico. Noi vi invitiamo al nostro spettacolo previsto per il 9 e il 10 dicembre al Cinema Teatro Eliseo. Vi aspettiamo con grandissimo affetto. Ci aspettiamo il vostro affetto e il vostro calore. Dopo lo spettacolo, naturalmente, vi scenderemo in platea per salutarvi tutti e ringraziarvi tutti, e per ovviamente sentire e ascoltare le vostre percezioni e le vostre sensazioni. Beh, lo spettacolo, io credo che, cioè, è uno spettacolo normale, cioè non vi aspettate che sia che... Adesso cominci a abbassare l'aspettativa per timore! Sì, non abbiamo l'aspettativa! Certo, ovvio, è un classico! Restiamo umili, ecco, cioè... Però insomma, se vi piacerà, ditelo anche agli altri, e se non vi piacerà, insomma, non dite nulla, state in silenzio, noi capiamo. Piacerà innanzitutto per la passione che ci state mettendo, teneteci informati ovviamente per il prosieguo di questo progetto. Certo. Va bene. Grazie per aver scelto Avellino per il vostro debutto con Piccoli Crimini Coniugali. Grazie a Sonia Aquino e a Francesco De Rienzo, davvero è stato bello, piacevole chiacchierare con voi oggi qui in studio. Anche per noi è stato piacevole. Grazie a te, sei stata veramente molto cara, gentile. Grazie a tutti voi, vi aspettiamo a teatro. All'Eliseo. Ciao.